Milano, nelle case popolari di NM tanto decantate dal sindaco Sala. Peccato che poi la realtà è un po' diversa dal racconto sognante del sindaco, che forse insomma si guarda bene dall'andare nelle periferie della nostra città. Ecco, se facesse un giretto anche qui scoprirebbe una realtà che non combacia esattamente con quello che lui racconta. Non solo occupanti abusivi, ma cancelli rotti, strutture che cadono a pezzi, la pulizia che è un lontano sogno. Pensate che addirittura ci sono qua nel giardino cocci di vetro a terra dove un qualsiasi bambino potrebbe farsi male, che rimangono lì da mesi senza che nessuno insomma si preoccupi di portarle via. Ma così come possiamo andare avanti, non ne viene fatta la disinfestazione, ci sono le pulci, abbiamo le pulci! Le pulci, insomma, ma non solo, c'è ovviamente, volevate farvi mancare l'ascensore che non va ai piani alti e si blocca prima? Non va, schiaccia il settimo. E come fanno le persone anziane, i disabili o anche insomma le persone senza nessun problema di deambulazione, ma che magari devono portare sopra in casa dei pacchi, magari della spesa, a farlo? Ebbene, se tu sei nelle case di MM, quelle tanto decantate dal sindaco, queste cose non le puoi fare perché hai l'ascensore rotto, hai le discariche abusive costanti, hai la pulizia che non esiste, hai i cancelli rotti, le strutture fatiscenti. Però insomma, secondo il sindaco Sala, questa è una figata e va tutto bene. Noi abbiamo un'idea diversa di città e anche di gestione delle case popolari.